Questa è una prova video perché sto abbassando un po' la qualità. Mia faccia sembra strana, ma non so se è la qualità pessima o se la mia faccia è così oggi. Potrebbe essere. Mi sono appena svegliata, quindi potrebbe essere. Non ho make up, però di solito non ho tutte queste macchie. Però boh, vabbè, non lo so, poi vedrò in fase di editing di aggiustare un po' la situazione. Questa sarebbe la mia morning routine, è un video di prova appunto per la qualità video, non so se riuscirai mai a vedere questo video, credo di no, ma forse sì, non lo so, dipende da come poi a computer vedrò la qualità appunto delle immagini. E niente, dato che prima mettevo una altissima qualità dei video che probabilmente neanche si notava perché YouTube me li dava in HD, questo è il reale HD, quindi io puntavo in alto con la qualità e poi dopo non era neanche quella, poi ci mettevo una vita a caricarlo per poi avere un semplice video in HD, quindi perché puntare alto se dopo ti trasforma in quello che non è? E quindi tanto vale fare una cosa di qualità un po' più bassa, che in realtà è sempre HD, e riuscire a produrre più video, più contenuti e più facili anche da importare e da soprattutto caricare online, perché il problema adesso è il computer buono, ma la connessione è rimasta quella e non è che sia proprio il super level pro delle connessioni, ma questo è già è quello che mi posso permettere sia economicamente che di territorio, perché me lo pago io e quindi va bene così, non posso pretendere di più. Allora, la mia morning routine gira intorno a tre semplici cose: gli integratori, che è la prima cosa che piglio, il collirio, perché devo prendere questi integratori per la vista, non so se lo sai chi mi segue su Instagram. Non so se mi sto facendo influenzare dal fatto che so che non è in 4K e quindi nello schermo lo vedo con una grana più schifosa, oppure se questa è la mia faccia e l'avrei avuta comunque in 4K, non lo so. Comunque vabbè, per la vista, problemi di vista, perché secondo me dovrei portare gli occhiali, ma l'oculista mi ha detto che in realtà è perché sforzo troppo gli occhi, ed è anche vero quello, quindi comunque per 6 mesi devo prendere questi integratori e spero di non aver speso soldi inutilmente perché costano un botto. E però è anche vero che ho guidato con la pioggia, con il temporale e con i tergicristalli rotti, senza fare incidenti, senza uccidere nessuno. Forse la mia vista è migliorata o forse sono solo io incosciente, ma dovevo andare a lavoro quindi non sono incosciente, ho fatto tutto il viaggio bestemmiando, però vabbè, questa è un'altra storia, ce l'ho già raccontata su Instagram, comunque non è uno story time. Questo è il colirio, che però ho già messo perché non volevo farlo adesso, se no mi vedi lacrimare, insomma, l'unica cosa che ho già fatto. Poi devo prendere questo, che è con Nivea, integratore alimentare a base di luteina, zeaxantina, resveratrolo, vitamina E, zinco, vitamina A, polifenoli e selenio. Devo comprare un nuovo perché tra 3 pastiglie non ne ho più. Anzi, tra 2. Grandi così. Delle capsule. Sono capsule marroni. Per fortuna non hanno alcun sapore. In realtà queste sono un po' da vecchio. Spero che... Cioè proprio...
da farmacia da cartoncino vecchio. Io ho guardato, non sono scadute. Spero che le prossime non abbiano sto sapore. Casino. Ecco, io vado meglio a prenderle con la bottiglia a canna, perché con il bicchiere psicologicamente penso che se finisco quell'acqua lì non ce ne ho altra, e quando mi si incastra, perché a volte allora io la posiziono giusta sulla lingua che vado giù così, no? Verticalmente, non orizzontalmente, ma a volte mi si gira. E a volte quando ho bevuto tutta l'acqua del bicchiere non è abbastanza, allora per me, per come sono fatta io, preferisco farlo a canna dalla bottiglia, e così so che ho tutta quell'acqua lì a disposizione, infatti non mi si gira mai, quasi mai. Quelle che mi si girano di più sono quelle che devo prendere a mezzogiorno, che hanno cambiato anche, erano un po' più larghe, un po' più corte, adesso le hanno fatte un po' più strette e un po' più lunghe, e vado peggio. Andavo meglio con quelle un po' più larghe, tra l'altro, perché quelle quando si girano sono lunghissime e è orribile. E quelle non sono a capsula, ma sono proprio a pastiglia, quindi sono un po' ruvide e quelle fanno più attrito a mandarle giù. Comunque, e con gli integratori siamo a posto. E nel mentre mi sono fatta questa tisana, un infuso del Lidl. Al gusto fruit and peppermint. Che poi fruit qua in realtà c'è disegnato una fragola, cioè nell'illustrazione troviamo la fragola, i lamponi, la menta, fruit. Però qui dice frutti di bosco. Hanno risparmiato il budget sulla grafica e ce l'ho qui. Poi anche uno yogurt all'ananas, non te l'ho detto, ma mi sono messa a dieta, tipo una dieta inventata da me, ovviamente voi non fatelo. No, ma non è una dieta alla fine. Ho deciso che siccome quando andavo al lavoro soprattutto mangiavo tante schifezze fuori pasto. Cioè tipo al mattino facevo colazione, poi facevo una specie di seconda colazione, di terza colazione, degli snack, degli spuntini davanti al PC. E durante le pause così, e perché gli altri come pausa magari avevano, andavano a fumare, andavano a prendersi il caffè, io il caffè non lo voglio, cioè non lo bevo. Questo inverno mi prendevo la cioccolata calda, però vabbè, però adesso non era periodo, e poi sempre cioccolata non va bene, anche perché è super zuccherata quella delle macchinette. Nel mentre vado a mettermi il siero, finché ti racconto. Che continuo a mettere, cioè non è che era solo per fare il video, io lo sto davvero utilizzando. Vabbè, c'era scritto di usare l'anulare, però ho avuto un piccolo incidente con mano sinistra e quindi cerco di non mostrarlo. In poche parole, quel giorno che ho fatto quella guida spericolata per andare al lavoro, perché non avevo nessuno che mi accompagnava in nessun modo per arrivare, altrimenti ho mangiato, cioè ho fatto dal nervoso, non me ne sono accorta, e dopo ho fatto cazzo, mangiato l'unghia, che in realtà non l'ho mangiata, l'ho rotta, ma è stato un gesto proprio che non ho controllato, quindi nel panico generale è successo questo. Adesso sto cercando di farla ricrescere come le altre. E poi volevo chiedere a qualcuno se mi faceva il gel, ovviamente pagandolo, cioè, ovviamente. Niente, al mattino ho deciso di farmi le tisane, così bevo, perché non bevo abbastanza.
La mia dieta si basa sul non mangiare fuori pasto, cioè mangiare durante il pasto e poi basta tenersi, perché appunto sono ingrassata un botto e la cosa mi piace, mi fa piacere, sono ingrassata anche perché mangio molto di più, anzi perché mangio, perché prima non mangiavo. Praticamente non mangiavo e mi sono cresciute tette, non come quel video perché lì in realtà avevo tipo delle calze dentro, però era una parodia, quindi ci sta, mi è cresciuto il popi, però mi è cresciuta anche la pancia e la mia forma della pancia è comunque un po' in fuori perché ho scoperto che quella parte di grasso è fatta apposta per proteggere, vabbè, insomma, però a me non piace, cioè è una forma del corpo, della pancia, dove ci nasci così, no? Però a me non piace, a me piace quelle che ce l'hanno piatta, muscolosa, però per fare quelle cose lì, anche se facessi, mi hanno detto, anche se facessi un sacco di esercizio, la forma della pancia resta quella, quindi lì è propenso che sia così in fuori e così grassetta. E quando non mangiavo ero magrissima, però avevo comunque la forma un po' tipo bimbo del Biafra, e infatti da piccola mia sorella mi prendeva sempre in giro, mia sorella ha fatto sempre body shaming. A me non piace, forse anche per questa cosa, perché sono sempre stata sfottuta da piccola per questa forma della pancia che non hanno tante persone, tante, sì. Però appunto penso che facendo qualcosa possa calare perché comunque non ero così visibile, ecco. Metto la crema, sempre quella per il contorno occhi. Una volta, cioè, ero più magra e non era così visibile, mi crea abbastanza disforia, cioè non riesco. Cioè mi dà fastidio vederla, non mi piace. E quindi ho pensato, boh, forse se tolgo, perché mangiavo tante anche schifezze, tipo le patatine, tipo al Lidl ci sono delle patatine troppo buone e io le ho comprate, le ho mangiate tipo un pacchetto o in 2 giorni, una cosa del genere, tenendomi perché altrimenti l'avrei mangiato tutto in quel momento. E quindi niente, non. Sto cercando appunto di non mangiare fuori dai pasti e di non mangiare troppe schifezze, quindi a colazione mi sforzo di bere una tisana e mangiare magari uno yogurt, oppure potrei mangiare anche biscotti, un frutto, così così, dipende da quello che ho in casa. E poi al pranzo anche lì cerco di mangiare delle cose che mi riempiano. Così dopo non mi viene la voglia di mangiare schifezze, che comunque è pieno di sale, pieno di zucchero, o pieno di olio, tipo i tarallini, mi piacciono tantissimo, li mangiavo sempre al lavoro. Però so che sono tipo pieni di un attimo di dare una regolata, prima lavorando uscivo, camminavo, facevo più cose, invece adesso sono molto più a casa e magari adesso, perché in questa settimana ha sempre piovuto, io volevo anche andarmi a fare delle passeggiate, però appunto con il fatto che ha sempre piovuto non l'ho fatto, sono uscita solo per fare delle commissioni e alla fine sono rimasta sempre in casa a fare esperimenti con il computer perché appunto è il computer nuovo, ma non avevo ancora avuto tempo di provare le cose. E adesso invece ho più tempo, decisamente più tempo, soprattutto al mattino perché al mattino dove trovo un più silenzio, a differenza degli altri che li fanno di notte.
Invece io ho il vicino di sotto che urla di notte, e mio papà ogni tanto urla, e ho la TV altissima, quindi di mattina mio padre non c'è, e questo vicino di casa pare non ci sia di mattina. E quindi, cioè stamattina c'era, l'ho sentito urlare, ha un tono di voce altissimo. Non so se ha dei problemi di udito o cosa. È giovane comunque, quindi forse è solo maleducato. Perché urla e bestemmia, quindi ce l'ha sempre su con qualcuno, non lo so. Con sua madre, penso. Non lo so, non mi interessa. Ho provato a fare qualcosa a riguardo, tipo mandare una lettera. Ho fatto mandare una lettera dall'amministratore del condominio, ma mi ha riso in faccia, tipo, vabbè, e ha fatto il peggio per dispetto, quindi ho detto io non voglio finire in prigione per colpa di una maleducata, e quindi niente, diciamo che sto sopportando. Allora, di mattina ne approfitto per fare i video, e di sera, quando li sento urlare, soprattutto lui, mi metto le cuffie, quelle che mi ha regalato Fraffo, e mi ascolto i video, cerco di estraniarmi un po' dalla situazione, perché sennò mi viene troppo nervoso, perché oltre che, cioè, tu fai le cose in regola, e quello che ti viene in cambio è il doppio del per culo, cioè doppio del fastidio che ti stanno dando, e quindi oltre che mancanza di rispetto è proprio, cioè ti senti umiliato, e quindi a me scatta tipo l'omicidio nella mia testa, perché mi vengono questi attacchi di rabbia e cerco di controllare, e quindi per fortuna che non ho armi a casa, ma penso che potrei anche ucciderli a mani nude. Sto scherzando ovviamente, però a volte mi sento proprio molto nervosa, e capisco perché tante volte fanno, al TG si sente che si ammazzano tra vicini, perché alla lunga uno si rompe anche le balle, tipo potrebbe succedere. Quindi potrebbe essere che uno si rompe le balle e basta, sclera e fa di tutto. Succede di tutto. E quindi, io vorrei anche rischiare, perché non penso ne valga la pena, ecco, rovinarsi la vita. Detesto. Tazza di Aldi di Rovigo, cioè proprio c'è, però ho paura di inclinarla, non so che chiesa sia, è la rotonda, credo, e poi c'è scritto proprio Rovigo qui in parte, però se la giro faccio danni.
essere sicura di prima fare questo.
essere 100% se stessi perché come ti giri offendi qualcuno oppure qualcuno ti dice che non si deve fare così, che non bisogna essere così, che... Però io mi sono anche un po' rotto le palle, te lo dico. Che io provi ad essere come tu mi vuoi o che provo che sia me stessa, visto che tanto comunque se non hai una spinta. Se in realtà